a tutti amici Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia. Allora, ci sono delle novità dei nostri Zengabò, ma prima di tutto aspettate un attimo e ascoltate questo consiglio. Metti un like. Iscriviti al canale Tano TV. Attiva la campanella per vedere i video in esclusiva appena escono. Rieccoci ancora qua, amici miei. Allora, siete pronti per vedere le ultime novità dei nostri Zengabò? Allora, non perdiamo tempo e lo facciamo subito! Domani saremo presenti a una bellissima serata benefica organizzata dalla Fondazione Ronald McDonald alla Scala di Milano e se volete sostenere appunto l'associazione e poter partecipare all'evento che si terrà, vi lasciamo il link qua e noi ci vediamo domani sera. Mi raccomando, aiutateci. Ragazzi, giustamente me lo state chiedendo e vista la serata di beneficenza di domani non sarò Leo Talk. Io ritorno lunedì prossimo, ma la trasmissione domani torna, quindi come sempre dalle ore 19 alle ore 20. Leo Talk, vi invito a seguirlo, nonostante non ci sia io, ma torno lunedì prossimo. Buonasera ragazze, come state? Vi siete un po' riposate? Immagino che dopo una settimana di lavoro tutti la domenica vogliono un po' riposarsi. Io la domenica, quasi ogni domenica, la dedico a me stessa e quindi mi prendo cura anche del mio corpo con i trattamenti di FGM04. Ve ne parlo spesso, però oggi mi voglio concentrare su due trattamenti nello specifico. Sto parlando dei bendaggi di FGM04 che io faccio almeno 2 volte a settimana e i pantaloncini cosmetici, perché molto spesso mi chiedete quale sia la differenza. La differenza c'è e adesso cerco di spiegarvela. Bendaggi sono dei trattamenti, un vero e proprio trattamento professionale, infatti lo troviamo anche nei centri estetici, che possiamo fare comodamente a casa. Sono delle bende imbevute di principi attivi che, grazie alla loro compressione, hanno un effetto linfodrenante, quindi immediatamente vedremo le nostre gambe più sgonfie. È un trattamento che, fatto con costanza, grazie ai principi attivi che contiene al suo interno, ci dà dei risultati a lungo termine veramente duraturi. Io li utilizzo da anni e veramente noto la differenza. Come vi ho detto, li faccio 2 volte a settimana almeno. I pantaloncini cosmetici invece sono ricchi di principi attivi, quindi in base al pantaloncino che scegliamo avremo determinati risultati. E a differenza dei bendaggi non c'è la compressione delle bende, quindi non hanno questo effetto immediato di sgonfiare le nostre gambe. Io ad esempio li utilizzo quando ho pochissimo tempo, perché un semplice pantaloncino che va infilato nel mentre posso anche fare altro, ad esempio le faccende di casa, oppure quando sono fuori casa, quindi quando devo fare un viaggio e occupano pochissimo spazio, li posso mettere in valigia e allo stesso tempo continuo il mio trattamento che normalmente 2 volte a settimana faccio con i bendaggi. Quindi io ve li straconsiglio, fatemi sapere se li provate per chi non li avesse ancora provati. Vi consiglio di prendere i pacchetti perché, come vi dico sempre, la costanza è quella che dà maggiori risultati. E il mio codice sconto è sempre attivo, ROSI10, per avere un ulteriore 10% di sconto extra accumulabile a quelli che trovate sul sito. Thank you.
Abbiamo visto quello che è successo a Rosalinda e Andrea Zenga. Adesso io vi saluto e mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento con Tano TV.